paura in città e nei comuni limitrofi questa mattina a causa di una scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione. 3.4 con epicentro a Pizzoli poco dopo le 9. Gli studenti sono fatti uscire dalle scuole cittadine dei comuni vicini, anche dai MUSP per precauzione, e soltanto successivamente sono stati fatti rientrare. Lezioni sospese momentaneamente anche all'Università dell'Aquila, con studenti e personale fuori. Anche al Tribunale, i dipendenti, gli avvocati e i giudici sono usciti fuori, solo momentaneamente. Apprensione chiaramente del comune di Pizzoli, dove la scossa ha spaventato non poco i cittadini. Fortunatamente non ci sono stati danni. Di certo, se le scosse dovessero continuare, ma non se lo augura nessuno, il comune attiverà tutte le procedure, in particolar modo il COC. Allora, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, invece, ha detto che non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose alla sala operativa del comune, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio scolastico provinciale. Le scuole del territorio comunale e l'università, come si diceva comunque, hanno attivato tutte le procedure previste dai rispettivi piani di emergenza e l'ospedale regionale San Salvatore ha proseguito regolarmente tutte le sue attività.